e Dopo essermi accertato che la famiglia stesse bene, mi sono recato io e una mia figlia che è un vigile del fuoco discontinuo del comando di Torino, ci siamo resi subito disponibili. In quel momento ci hanno attivato, organizzati una squadra, abbiamo raggiunto loro che già operavano sulla parte alta dell'abitazione dove erano i bambini. Io mi sono prodigato con altri colleghi nella parte bassa per recuperare Alessandro che era bloccato sotto le macerie. È stato un lavoro abbastanza estenuante ma fatto con meticolosità e attenzione proprio perché come dicevo lì bisogna lavorare con attenzione per evitare che eh, poi il, il bello del, della, della, della persona che si era salvata dal terremoto poi diventasse una tragedia per la disattenzione e la fretta di volerlo salvare. Lì bisogna andare con calma e questo è stato. L'emozione che abbiamo provato e che io ho provato che quella foto che va in giro un pochettino dappertutto è perché il collega quel Fioretti che ha tirato fuori i bambini insieme ad altri del team Usar Lazio. Eh, a pianto di gioia, perché ha paragonato la, la gioia della, del tirare fuori quei bambini nella gioia del parto della moglie quando gli è nato il figlio. E io l'ho confortata, però non sono buona a confortare le persone perché come ha pianto lui ho iniziato a piangere pure io. Ci siamo abbracciati e qualcuno lì in mezzo ha scattato quella foto che è andato un po' in giro dappertutto ed è stato il simbolo di quello che facciamo per, per amore della professione che svolgiamo e che ci siamo scelti. Nessuno ci ha detto di fare questo lavoro, ce lo siamo scelti perché lo amiamo. Questa divisa che portiamo addosso è una nostra seconda pelle e eh, questo è però non possiamo lasciarvi senza sentire anche la voce degli altri due amici Fabio, allora un pensiero, un ricordo di questo 21 agosto eh, diciamo che possiamo riassumere questi interventi in due momenti il più brutto e il più bello il più brutto è stato quello di sapere che c'erano 7-8 persone sotto le macerie per due persone purtroppo non c'è stato niente da fare forse il momento più bello è stato quello di sentire le voci dei bambini e tirarli fuori Prima le persone più adulte e poi i bambini una alla volta, quindi è stato emozionante sia ascoltare le voci dei bambini e quindi sapere che comunque erano vivi sotto le macerie, sotto un crollo di una palazzina, e poi vedere e poi salvare uno a uno le persone, poi il bambino più piccolo, diciamo che per le persone li abbiamo aiutati noi, ma li ha aiutati pure gli angeli che comunque le hanno aiutati a questa protezione di queste macerie che comunque è andata bene per loro e per noi. Peppe, invece per te, che cosa ricordi di quei momenti? Eh, sono stati momenti molto intensi, come ha detto anche il mio collega abbiamo vissuto un'estate molto movimentata, sia a livello di incendi, ma poi il terremoto è stata la botta finale. E erano momenti caotici perché poi l'intensità del terremoto meno male è stata di breve durata circa 5, 5 secondi e quindi altrimenti penso che si sarebbero stati più morti sicuramente meno male che non è successo questo siamo stati fortunati noi e... Dobbiamo stare vicini a questa gente di casa Michel, hanno bisogno del sostegno di tutti in questo momento, perché sono provati e hanno perso quasi tutto. Perdere una casa, perdere un lavoro è qualcosa proprio di drammatico in questo periodo qua.